Manolini, appena eletto deputato, entrerà a Palazzo Montecitorio a rappresentare la provincia di Grosseto. Oggi è il primo giorno da onorevole, anche se dovremo aspettare la proclamazione ufficiale. È venuto in redazione qui al giunco.net per parlare con noi. Il primo impegno ci siamo già sentiti per il primo articolo che abbiamo fatto, è quello dedicato al lavoro. Un ringraziamento particolare da parte di Manolini al suo staff e agli elettori maremmani, elbani e piombinesi che l'hanno scelto. Un risultato importante, se lo aspettava, ma non così con questo grande consenso. No, non me l'aspettavo questo grandissimo consenso che ho avuto, però una soddisfazione enorme questo risultato e va al di là di tutte le aspettative che ci avevamo creduto, perché in fondo alla campagna elettorale non dico c'era la certezza, ma quantomeno avevamo il sentore che qualcosa di grosso e di storico per la provincia, per l'Irba e Piombino stava accadendo, e questo è il risultato, è stato grande, e quindi ringrazio tutti gli elettori, ringrazio voi del Giunconet di darmi la possibilità di raggiungere un così grande numero di elettori, e gli elettori li ringrazio per la fiducia che mi hanno dato. Adesso inizia una nuova fase anche per il centrodestra in Toscana, in provincia di Grosseto in particolare. Era già iniziata un po' con la vittoria di Vivarelli Colonna nel 2016. Mi sembra che il centrodestra si è consolidato, tra l'altro con l'elezione per la prima volta nella storia, sia alla Camera che al Senato, di due esponenti del centrodestra. Immagino che collaborerete e che magari sarà anche più facile portare a casa qualche risultato importante. Penso per esempio alla battaglia che avete fatto sulla sicurezza, ma penso anche a questo benedetto o maledetto corridoio tirrenico. Potrebbe essere veramente la volta buona, visto che Berardi è di Orbetello, quindi l'ha vissuta in prima persona, e lei invece è di Grosseto, lei addirittura è sempre stato favorevole all'autostrada. Però ho sentito diverse volte in campagna elettorale che pur di farla va bene anche l'adeguamento dell'Aurelia, questa potrebbe essere davvero la volta buona. Questa sarà la volta buona, sarà la volta buona perché con due parlamentari nei due rami del Parlamento avremo tutto l'interesse e l'intenzione per i nostri elettori, per i nostri abitanti di completare questa benedetta strada, perché se ne parla da 40 anni e dopo quanti ci hanno lasciato la vita, crediamo che sia un obbligo per quanto ci riguarda trovare una soluzione. La soluzione, credo, autostrada ormai sia quantomeno passata, però sia io sia Berardi auspichiamo che la messa in sicurezza di questa strada debba essere fatta in tutti i modi. Come lo vedremo? Perché ancora i 12 km e mezzo della tratta di Capalbio sono ancora in concessione SAT, quindi andrà revocata la concessione SAT e andrà trovata un'altra soluzione, che è quella, credo che sia opportuno, sia quella dell'ANAS, quindi l'ANAS che trovi le risorse e la possibilità di fare questo benedetto completamento del corridoio tirrenico. Che sia autostrada, che sia superstrada, l'importante per noi è mettere in sicurezza questa arteria, a modo di risolvere i problemi. Per quanto riguarda la prima domanda che lei mi ha fatto su quello che sarà lo sviluppo del centrodestra, le ricordo che questa ondata lunga è partita nel 2015 con le regionali, per quello che riguarda i risultati che abbiamo avuto nella Lega nel 2015 alle regionali. Certamente abbiamo ribadito poi dopo con i vari comuni che abbiamo conquistato, e l'abbiamo ribadito oggi, ieri anzi, con quello che i risultati sono stati nell'intero collegio. Questo sarà di buon viatico a quello che saranno le prossime regionali. In Toscana abbiamo avuto un grandissimo risultato come forza di governo di centrodestra, e lavoreremo perché nel 2020, a scadenza naturale delle regionali, possa cambiare una volta per tutte una regione che, vi ricordo, è stata appannaggio del PC, PDS, DS, PD dal 1970 ad oggi. E
E noi lavoreremo per questo, per dare una certezza e un nuovo governo alla Regione Toscana.